Ed ora voltiamo pagina e parliamo del prossimo Salone di Ginevra. Cominciano ad arrivare alcune anticipazioni, una di queste è di Suzuki che annuncia il concept G70 che dimostra la sua nuova visione di una vettura compatta che incorpora peso ridotto al minimo e dinamica elaborata. La G70 pesa solo 730 kg e ha un coefficiente di resistenza almeno il 10% inferiore a quella di un corrente modello Suzuki nel segmento A. Come risultato diretto della riduzione complessiva del peso e l'uso di un motore a benzina altamente efficiente, le emissioni di CO2 sono scese a 70 grammi al chilometro, misurate nel ciclo di guida europeo. A Ginevra ci sarà anche il Range Extender Swift, ultimo sviluppo della tecnologia Suzuki dei veicoli ibridi. Il Range Extender Swift è stato mostrato la prima volta al Salone di Ginevra del 2010 e da allora ha subito un ulteriore sviluppo che ha portato ad un miglioramento del 100% nel driving range, arrivando a 30 km. Il Range Extender Suzuki Swift utilizza un generatore e un motore ad alta efficienza da 660 cm3 a tre cilindri a benzina per alimentarlo. Rispetto ad un tradizionale veicolo elettrico che dipende interamente dalla batteria, il Range Extender dispone di una batteria più compatta agli ioni di litio, che è più veloce da caricare, pesa meno, utilizza minore risorse e anche i costi sono inferiori. Ed ora voltiamo pagina, ma parliamo ancora di auto giapponesi e di Salone di Ginevra, perché Nissan presenterà alla rassegna svizzera dell'automobile che si terrà tra un mese il modello ENV200. Noi abbiamo le immagini per anticiparvi. E Marco Cereda ci spiega tutti i particolari. Vediamo. L'innovativo Nissan ENV200 Concept, svelato in anteprima mondiale all'edizione 2012 del North American Auto Show di Detroit, è un'ulteriore prova dell'indiscussa leadership di Nissan in materia di mobilità a emissioni zero. Costruito sulla base del popolare veicolo multispazio Nissan ENV200, Nissan ENV200 Concept anticipa il design del modello definitivo del veicolo commerciale 100% elettrico, progettato per fornire a imprese e famiglie flessibilità, spazio e zero emissioni di CO2. La commercializzazione del van elettrico di casa Nissan è prevista nei prossimi anni. Essendo potenzialmente un veicolo di produzione di massa, Nissan ENV200 Concept permetterà anche di ridurre sensibilmente i costi di esercizio rispetto agli attuali veicoli a combustione interna. Esteriormente, il design di Nissan ENV200 Concept trae ispirazione dal Nissan NV200 attualmente in commercio, ma si arricchisce di forti spunti stilistici derivati dall'elettrica Nissan Leaf. Il versatile e apprezzato veicolo commerciale leggero NV200 ha vinto i titoli di International Van of the Year 2010 e Universal Design Award 2011, premio assegnato dall'Universal Design GmbH. Un'organizzazione focalizzata a promuovere la comune convergenza tra esigenze stilistiche e i bisogni dei clienti. Oltre a questi premi, NV200 è stato anche insignito del titolo di Car Derived Van, CDV, per il 2010 in Cina e la sua presenza si è consolidata in Giappone, paese in cui è diventato leader del segmento grazie alla varietà della propria gamma, che comprende anche una versione taxi. L'identità elettrica di Nissan ENV200 Concept si intuisce subito dal frontale. L'ampio cofano è enfatizzato da uno sportello di ricarica centrale sormontato da un logo Nissan nelle sfumature del blu e dagli affusolati fari a LED. Il design esterno evidenzia l'armoniosa interazione tra le linee decise della vettura e l'ampiezza delle superfici della carrozzeria. I grandi finestrini anteriori e la lunga superficie vetrata posteriore si combinano ad una coppia di ampi pannelli di vetro sul tetto che creano all'interno un'atmosfera ariosa. In linea con il concept di Nissan Leaf, gli esterni sono dipinti del colore acqua blu, che esprime il senso di ecocompatibilità e rispetto per l'ambiente della vettura. Internamente Nissan ENV200 Concept ricalca la linea stilistica pulita e moderna dei veicoli elettrici Nissan, pur adottando i contatori specifici dei veicoli elettrici colorati con accenti di blu e sfumature chiare e brillanti. ENV200 Concept conserva la forte componente funzionale di NV200. All'interno, ENV200 Concept sfoggia dispositivi telematici avanzati,
e un display a schermo piatto su cui i comandi sono disposti come in un tablet. Nissan ENV200 Concept condivide con la rivoluzionaria Nissan Leaf le principali componenti del sistema di trasmissione. L'alimentazione silenziosa a emissioni zero è fornita da una batteria a ioni di litio composta di 48 moduli compatti e da un reattivo motore sincrono che sviluppa 80 kW di potenza in corrente alternata e 280 Nm di coppia. Come Leaf, Nissan ENV200 Concept ha prestazioni brillanti ed è divertente da guidare come un veicolo a benzina tradizionale. Inoltre, come Nissan Leaf, ENV200 Concept sorprende per l'economia dei consumi, elemento chiave per gli operatori che utilizzano veicoli commerciali. Oltre al debutto globale di Nissan ENV200 Concept, sono attualmente in corso diversi test per prototipi elettrici costruiti su base NV200 con lo scopo di raccogliere informazioni dalle aziende di tutto il mondo sul comportamento del veicolo in condizioni di normale utilizzo. I test iniziali sono stati condotti nell'estate 2010 dallo Japan Post Service, il servizio postale giapponese che ha utilizzato un prototipo elettrico di NV200 per la raccolta e consegna della posta a Yokohama. Ulteriori test sono iniziati a Londra lo scorso mese insieme a FedEx. I riscontri ottenuti da questi test saranno utilizzati da Nissan per progettare i futuri veicoli commerciali leggeri alimentati a batterie affinché rispondano meglio alle esigenze dei clienti. Essendo una vera vettura globale, Nissan NV200 è prodotta in Giappone, Europa e Cina ed è attualmente disponibile in 40 paesi. È previsto il suo lancio anche in Nord America e India. L'importanza di questo progetto sarà ancora più evidente nel 2013, quando una versione appositamente modificata di NV200 diventerà il taxi ufficiale della città di New York, trasportando circa 600.000 passeggeri ogni giorno. Scelto per la sua combinazione tra dimensioni esterne compatte e massima abitabilità interna nel corso della selezione del Taxi of Tomorrow, durata oltre 2 anni e che ha visto coinvolti tutti i costruttori globali, il design del nuovo Nissan NV200 Taxi riflette le richieste espresse da centinaia di taxisti e utilizzatori di taxi che hanno condiviso le proprie idee e priorità con gli ingegneri e i designer Nissan. Le novità principali previste su Nissan NV200 Taxi includono una spaziosa area di carico per trasportare i bagagli di 4 passeggeri, porte scorrevoli con gradino di entrata e maniglia per facilitare l'accesso al veicolo, sistema di controllo indipendente dell'aria condizionata per i passeggeri posteriori e filtro dell'aria a fenoli d'uva che migliora la qualità dell'aria nella cabina e sedili in tessuto confortevoli, antibatterici, ecosostenibili, facili da pulire e che danno la sensazione della vera pelle. E in questo modo non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti. Abbiamo finito la puntata, il tempo è sempre tiranno e 24 minuti volano, così noi vi diamo appuntamento, se volete, alla settimana prossima, sempre in questa rete, a questo orario, con Electric Motor News, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica nel 2012, anno del 10° anniversario delle nostre emissioni in televisione. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.